Con questo smartwatch puoi rispondere alle chiamate e gestire la telecamera del tuo smartphone. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare di Enomir, azienda che vende prodotti di elettronica su Amazon e che mi aveva già inviato il suo primo smartwatch, l'Enomir Serie 1, che si è mostrato molto interessante e del quale avevo già fatto una video recensione che vi lascio qui in alto sulle schede. Mi hanno inviato ora il loro nuovo smartwatch, l'Enomir Serie 2. Vi dico da subito che questo smartwatch rispetto al primo ha mantenuto le chiamate Bluetooth ma ha perso l'integrazione di Alexa, che è stata però sostituita da un assistente vocale Google molto più basico. È stata però aggiunta la possibilità di far scattare foto al proprio smartphone tramite un semplice click sul display dello smartwatch. Funzione ottima per chi ama fare autoscatti. Dopo questa breve introduzione andiamo a vedere la confezione, che si presenta molto semplice. È interamente bianca con uno schizzo dello smartwatch in color argento. E come nel primo modello non c'è nessuna menzione al marchio. All'interno della confezione troviamo lo smartwatch in primo piano, che andremo a vedere meglio tra poco. Poi, sollevando questa base in plastica, troviamo il cavetto USB da un lato e a pin magnetici dall'altro per la ricarica dello smartwatch. Due ferretti di ricambio per il cinturino, che è sostituibile e che trovate in vendita su Amazon, vi lascio il link in descrizione. Si trova poi la card di garanzia del prodotto ed un manuale utente abbastanza dettagliato, che presenta al suo interno anche la lingua italiana. Andiamo ora a vedere lo smartwatch, prima di tutto da un punto di vista fisico. Lo smartwatch è caratterizzato da una cassa in metallo di forma rotonda, in questo caso in color oro rosato, ma in vendita lo trovate anche in colore nero total black. A destra della cassa trovate un unico pulsante fisico che consentirà di azionare lo smartwatch, di accendere il display e di accedere al menu. Il cinturino è invece realizzato in silicone morbido ed è sostituibile. All'estremità del cinturino si trova la fibbia, stavolta in metallo e di colore identico a quello della cassa. È un'ottima cosa che questa volta la fibbia sia in metallo, sembra abbiano ascoltato la mia critica per lo scorso modello che invece l'aveva in plastica. Troviamo poi un ampio display LCD da 1,28 pollici, display che offre un'ottima esperienza visiva. Sul retro troviamo invece i pin magnetici per la ricarica dello smartwatch e i sensori per il rilevamento dei battiti cardiaci e della saturazione dell'ossigeno nel sangue. Passiamo ora alle caratteristiche interne. Innanzitutto, per il funzionamento dello smartwatch occorrerà scaricare sul proprio smartphone l'applicazione OnWear Pro, app diversa da quella che occorreva per il precedente modello. L'app ci consentirà di tenere traccia di tutte le misurazioni effettuate giorno per giorno dall'orologio e ci consentirà anche di sostituire il quadrante dell'orologio, potendo scegliere tra 150 diversi modelli di watch face. Con riguardo all'orologio, sul display potremo visualizzare le più classiche misurazioni, come il conteggio dei passi, dei chilometri e delle calorie bruciate, la frequenza cardiaca, il monitoraggio dell'ossigeno nel sangue ed il monitoraggio del sonno. Si potrà inoltre visualizzare il meteo e gestire la riproduzione della musica sul proprio smartphone. Passiamo ora alle funzioni più particolari, ovvero la possibilità di rispondere alle chiamate comunicando direttamente attraverso lo smartwatch. Funzione utilissima quando non si ha lo smartphone a portata di mano o si hanno le mani occupate. Pronto? Ciao. Ciao. Puoi parlare o stai guidando? Sto guidando, ma posso parlare perché rispondo attraverso lo smartwatch.
Vi è poi anche la possibilità di effettuare le chiamate direttamente dallo smartwatch e ciò può avvenire in due modi. O digitando il numero di nostro interesse sul tastierino numerico dello smartwatch. Benvenuto in Iliad. Ti ricordiamo che la chiamata è gratuita se chiami da rete Iliad. Se chiami da altra rete, potrai essere soggetto alle tariffe applicate dal tuo operatore. Oppure, salvando i propri numeri più importanti alla voce contatti frequenti dell'applicazione, così facendo troveremo tali numeri memorizzati sullo smartwatch e potremo chiamarli. È possibile memorizzare fino a 10 numeri. Non è invece possibile usufruire dell'intera rubrica del proprio smartphone. Una grande novità introdotta è la possibilità di scattare foto direttamente dal display dello smartwatch. Questo consentirà di posizionare lo smartphone nel punto in cui vogliamo scattare la foto e di azionare lo scatto a distanza cliccando sullo schermo dell'orologio. Chi è solito fare selfie adorerà questa funzione. Durante la pratica di un determinato sport, lo smartwatch dà la possibilità di selezionare dal display una tra le 100 modalità sportive presenti per tenere traccia del proprio allenamento. Si trova davvero ogni tipo di sport. Altra funzione importante di questo smartwatch è quella di ricevere notifiche delle chiamate, dei messaggi e delle più svariate applicazioni attivabili mediante l'app. Si tratta però di notifiche, quindi sarà visualizzabile solo una parte del messaggio, mentre testi troppo lunghi verranno ovviamente tagliati. Trattandosi di notifiche, non sarà possibile neanche rispondere direttamente dallo smartwatch a tali notifiche, ma bisognerà servirsi dello smartphone. Altre funzioni minori presenti sono la funzione Trova telefono, che farà squillare il proprio smartphone se si trova nel raggio di azione del Bluetooth. La possibilità di settare una sveglia, di impostare dei timer, di effettuare esercizi di respirazione e, per le donne, di tenere traccia del ciclo mestruale. Lo smartwatch è infine dotato di impermeabilità IP68. Ciò vuol dire che è resistente alla polvere, agli schizzi, al sudore e alle immersioni. Con riguardo all'esperienza di utilizzo, con l'unico pulsante fisico alla destra della cassa, si accende il display e si accede al menu completo. Con uno swipe verso l'alto si accede alle notifiche. Con uno swipe verso l'alto si ha un piccolo menu a tendina che contiene una serie di settaggi rapidi, come luminosità del display e modalità non disturbare. Con uno swipe verso destra si ha un altro piccolo menu rapido e con uno swipe verso sinistra si visualizzano a display le varie misurazioni effettuate dallo smartwatch. Bene, penso di avervi detto un po' tutto riguardo questo nuovo smartwatch della Enomir. Ovviamente troverete il link per l'acquisto su Amazon nella descrizione di questo video e troverete anche il link al precedente modello. Si tratta in entrambi i casi di smartwatch economici. Sta a voi scegliere il modello che preferite tra Enomir serie 1, recensito in un precedente video e dotato di chiamate Bluetooth e di Alexa integrata, oppure questo Enomir serie 2, anch'esso con chiamate Bluetooth e con la possibilità di far scattare foto al proprio smartphone a distanza. Io in ogni caso spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato vi invito a lasciare un bel like, ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivando la campanella delle notifiche accanto al pulsante iscriviti per non perdere nessun nuovo video che uscirà sul canale. Sul canale trovate recensioni, unboxing e tanti altri video speciali. Bene, per il video di oggi è tutto, io vi saluto, alla prossima!